abbiamo iniziato a girare questo documentario nei vari teatri di Caltanissetta, a Roma, al Teatro Valle, a casa nostra in Umbria, sono venuti con la troupe Dario in Umbria, sono stati diversi giorni e così abbiamo raccontato in maniera molto diretta e semplice quella che era stata la nostra vita, l'inizio della nostra vita con la musica, con l'immigrazione a Londra. Diciamo che la Sicilia per noi rappresenta una sorta di centralità nel nostro mondo e nel nostro sguardo, nel nostro modo di vedere e di osservare la realtà. Anche quando siamo lontani da questa terra, rappresenta e continua a essere sempre una sorta di misura con la quale appunto ci rapportiamo e misuriamo il mondo fuori dalla Sicilia. La Sicilia secondo me è il paese, la terra che offre più spunti per un regista. Se uno guarda la storia della letteratura e fa una classifica ideale dei primi 100 scrittori, sicuramente 70-80% sono siciliani, il che vuol dire che è un paese, io lo ritengo un paese, la Sicilia, è un paese che vive un po' sulla conflittualità che è tipico della drammaturgia, sull'incontro di varie etnie, dagli arabi, dai normanni, in cui proprio nipoti esistono ancora culturalmente. Quindi secondo me è un paese che si presta moltissimo a rappresentare delle storie. Al momento sto scrivendo un libro, no? Un libro sul futuro della televisione e in parte anche del cinema, perché penso che forse noi non ci rendiamo conto, ma il cinema come lo abbiamo visto fino ad oggi non esisterà più. Sarà sempre meno visibile nelle sale, cambieranno i formati, i contenuti, soprattutto cambieranno gli autori, cioè oggi non c'è più bisogno di una grande produzione, di grandi equip, di troupe, uno può girare un film con una telecamera, quindi cambia proprio il mondo della televisione. Paradossalmente i festival sono diventati l'ultimo grande posto di radiazione e di formazione della cultura cinematografica. Io negli ultimi anni mi sono occupato intensamente dei festival, soprattutto a Roma e a Taormina negli ultimi 3 anni, e ho sviluppato l'idea che debba esserci uno, che siano i posti più giusti per mettere insieme due cose che apparentemente non stanno insieme: il glamour, lo spettacolo, il red carpet e il valore educativo, la formazione. Io e Matteo abbiamo scoperto una audiocassetta in cui c'era Pasolini che raccontava il soggetto in dettaglio di questo film e io ho cercato di metterlo in scena con delle animazioni. L'idea base era che Pasolini è molto più conosciuto di quanto sia la sua opera. L'idea era di anche qui far incontrare un largo numero di persone con la grande... Pasolini è stato un po' il Mozart della letteratura italiana, cioè ha praticato tutti i generi, oppure l'Howard Hawks, diciamo così, la letteratura italiana, l'ha praticato tutti i generi diventando un campione in tutti, è stato un grande poeta, è stato un grande romanziere, è stato un grande saggista, è stato un grande polemista, è stato un grande giornalista. Tutti i generi tradizionali, per l'appunto, dal madrigale all'invettiva, lui li ha praticati, no? Quindi l'idea era di innanzitutto fare un documentario in cui mettere in scena lo spettacolo di quest'uso della lingua. Quindi è un film, non lo so, che mette poi una grande positività, una grande allegria alla fine, nonostante ci siano dei momenti molto, molto amari. E siamo stati lì in Belgio con Luigi Locascio, devo dire che il ricordo più bello è proprio delle persone che abbiamo incontrato, perché spesso abbiamo girato con gente che era emigrata veramente in Italia e in Belgio dall'Italia, perché in Belgio c'è una grandissima comunità italiana proprio per questa emigrazione e conoscere queste persone dal vivo, di presenza,
toccare proprio le loro, i loro racconti. È stata un'emozione molto forte.